Instagram, TikTok, Snapchat. Per un passaggio di fatti miei, già ne sanno tanti. Sulle 18 persone che ho intervistato ne ho trovata solo una che utilizza l'applicazione Immuni. Io l'ho installata subito. Martedì 16 giugno, sono in centro storico, in Piazza Grande a Modena e sono qui per fare delle interviste sull'applicazione Immuni. In queste interviste ho cercato di capire quante persone stanno usando l'applicazione, quante l'hanno installata e quali sono i principali dubbi che ne frenano l'utilizzo. Non abbiamo reputato, di non, almeno personalmente, di non... Usate le precauzioni, mascherina, distanziamento. Sì, esatto. Preferiamo fare quello. Per adesso non ancora, però magari con tra un po' di tempo lo faremo. Quello che mi faceva stare un po' non tranquilla era proprio per la privacy. Non lo so ancora, devo aspettare di sentire esattamente come funziona. Ma perché? Qual è il dubbio? È il dubbio che dopo mi devo stare a casa 14 giorni, se per caso ho incontrato un coglione che ce l'ha. Perché non vuole usare Immuni, non intende usare? Per un passaggio di fatti miei, già ne sanno tanti. Quindi frena questo? Secondo me. Per tutti sarà questo, secondo me. Però mi sono interessato bene a questa applicazione, forse in futuro può darsi anche che la userò. Se fra gli adulti c'è forse più scetticismo e titubanza nell'usare l'app, la stessa cosa l'ho notata anche fra i giovani sotto i 18 anni che hanno più dimestichezza nell'utilizzo dei social. Perché non l'avete ancora installata? State usando le applicazioni Immuni? No. Come mai? Boh, non lo sappiamo. Dicevano un sacco di robe sul fatto della privacy e che non era sicuro, però da quello che ho visto in giro non hanno smentito, quindi sì, si potrebbe anche scaricare. Sì, anche per me valeva quella cosa lì della privacy. Come mai non usi ancora Immuni? Beh, perché cioè non mi sembra tanto utile. Però usi anche altre applicazioni, tipo Instagram. Instagram, TikTok, Snapchat, sì. Comunque penserete di usarla? Sì, sì. Sulle 18 persone che ho intervistato ne ho trovata solo una che utilizza l'applicazione Immuni. Io l'ho installata subito, aspetti. Servizio attivo. Dal primo giorno che era possibile io l'ho installata. Come mia moglie, idem. Ecco, perché? Cosa l'ha spinto a usarla? Perché mi sembra logico, no? È normale che il cittadino doveva partecipare, ma gli italiani sono un po' retrogradi in questo, in tutte le cose che riguardano tecnologia e siamo sempre ultimi.